Benvenuto nel mio canale YouTube dedicato ai mezzi storici. Ti propongo la prima puntata della serie relativa alla storia della bellissima Fiat 124 Sport Coupé, prodotta dall'anno 1967 all'anno 1975. La Fiat 124 Sport Coupé è stata un'autovettura prodotta dalla casa automobilistica Fiat a partire dall'anno 1967 e sino all'anno 1975. Ma ora un po' di storia. Il notevole consenso di pubblico suscitato dall'apparire della Fiat 124 berlina, che era stata presentata ufficialmente nel corso dell'anno 1966, si tradusse assai rapidamente in un positivo riscontro di natura commerciale, e ciò convinse la dirigenza della casa madre a mettere rapidamente in commercio le due versioni sportive del fortunato modello, ossia la versione coupé e la versione spider dello stesso, denominate appunto rispettivamente Fiat 124 Sport Coupé e Fiat 124 Sport Spider, benché entrambe sostanzialmente derivassero dalla stessa progenitrice, condivisero con quest'ultima unicamente le componenti meccaniche, in quanto la filante e spigolosa carrozzeria, che divenne una delle particolarità distintive della Fiat 124 Sport Coupé, fu studiata dal centro stile Fiat, ossia il centro stile interno della ben nota casa automobilistica, il quale era in quel periodo diretto dall'ingegner Mario Boano, che durante lo studio della carrozzeria della nuova vettura Made in Fiat si avvalse della preziosa collaborazione del figlio Paolo. Il risultato finale dell'operazione fu la presentazione alla dirigenza della casa automobilistica torinese di uno studio di una versione coupé della Fiat 124 molto valido esteticamente, che tuttavia a livello di linea non aveva quasi nulla a che spartire con la versione berlina. Ben diverso fu invece il modo di procedere della famosa casa automobilistica torinese durante la gestazione della versione Spider della Fiat 124, in quanto lo studio della sua scocca venne affidato ad una carrozzeria esterna, non legata direttamente al marchio, ossia alla celebre carrozzeria Pininfarina. La Fiat 124 Sport Coupé era dunque dotata di una carrozzeria a due porte, che di fatto riprendeva i tipici motivi stilistici delle classiche Gran Turismo all'italiana, e, come del resto quella della versione berlina, era fortemente caratterizzata dalla presenza di tre volumi nettamente divisi tra di loro, con quello anteriore, che ovviamente prevaleva nettamente a livello di dimensioni ed imponenza su quello posteriore, ed era contraddistinta da un aspetto molto razionale, spigoloso ed essenziale, mentre il suo abitacolo, sufficientemente spazioso, discretamente rifinito, ed ovviamente caratterizzato assai sportivamente, riusciva ad accogliere abbastanza comodamente quattro passeggeri. La vettura venne motorizzata sin dall'inizio della sua commercializzazione con una delle prime versioni del celebre motore di Albero Fiat, progettato dal grande Aurelio Lampredi, avente una cilindrata di 1438 cm3, in grado di erogare la rispettabile potenza di 90 cavalli, sviluppati ad un regime di 6500 giri al minuto. Più che sufficienti per consentire a questa prima versione della bella coupé Fiat di raggiungere una notevole velocità massima, di poco superiore ai 170 km/h. Durante la sua evoluzione la vettura venne poi via via equipaggiata con una serie di propulsori molto simili a quello montato inizialmente, aventi però cilindrate incrementate al valore di 1592, 1608 e, verso la fine della sua fortunata carriera, 1756 cm3. Sulla prima serie commercializzata della vettura era prevista l'adozione di un cambio a 4 rapporti, mentre il cambio a 5 rapporti era disponibile solamente come optional, ma a partire dalle serie successive quest'ultimo venne montato su tutti gli esemplari prodotti come primo equipaggiamento, permettendo un più completo sfruttamento delle buone qualità dei brillanti propulsori adottati sul riuscito coupé Made in Fiat. Degno di nota il fatto che la Fiat 124 Sport Coupé, nel corso della sua evoluzione, venne commercializzata in tre principali serie distinte, che, rifacendosi alle denominazioni che veniva adoperata per designare i propulsori che utilizzava di volta in volta, erano contraddistinte dalle sigle AC, BC e CC. La prima serie della Fiat 124 Sport Coupé venne presentata ufficialmente durante lo svolgimento del Salone di Ginevra, nel corso dell'anno 1967, contemporaneamente alla versione familiare. Esattamente un anno dopo il lancio della versione berlina, e venne prodotta sino all'anno 1969.
le prime prove su strada effettuate all'epoca dalle varie riviste automobilistiche specializzate, come per esempio la famosa testata quattro ruote, misero immediatamente in luce alcune doti positive della vettura, quali quella della presenza di due posti posteriori assai confortevoli, nonostante la configurazione 2 più 2. Impressionò poi molto positivamente anche il propulsore, di cilindrata modesta, ma assai brillante in rapporto alla stessa, nonché dotato di una raffinatezza in quel periodo solitamente prerogativa di propulsori dalla cilindrata molto maggiore, ossia quella della distribuzione a doppio albero a camme in testa. Alimentato da un raffinato carburatore doppio corpo Weber, tale propulsore consentiva all'autovettura lo sviluppo di ottime prestazioni in relazione agli standard dell'epoca. Fu anche giudicata molto positivamente la presenza di un impianto frenante asservito a quattro freni a disco, peraltro mutuato quasi integralmente dalla versione berlina, anche in questo caso una sorta di primato tecnologico per l'epoca in cui veniva commercializzata tale autovettura. Parimenti venne elogiato dalla stampa specializzata anche la validità dell'impianto delle sospensioni che, ovviamente sempre in rapporto agli standard del periodo, univa alla presenza di un discreto comfort per i passeggeri a quello di una buona tenuta di strada del veicolo sul quale era montato. In generale la stampa automobilistica specializzata dell'epoca lodò anche lo sportivo design della plancia, di concezione stilistica completamente diversa rispetto a quella montata sulla versione berlina e caratterizzata dall'utilizzo di una bella batteria di strumenti a denti foggio circolare assai completa, incorniciati da una palpebra di grosse ma non eccessive dimensioni. Vennero invece giudicati meno positivamente i consumi specifici, considerati piuttosto elevati in rapporto a quelli di altre vetture similari concorrenti. La scarsa capacità del vano bagagli e la modesta tenuta dell'abitacolo alle infiltrazioni d'acqua. Nonostante la presenza di queste piccole pecche, la Fiat 124 Sport Coupé godette immediatamente di un buon riscontro di natura commerciale, dipendente dalle sue indubbie qualità a livello complessivo, ma anche dal suo vantaggioso prezzo di listino, di poco superiore al 1,5 milioni di lire dell'epoca. Sebbene prodotta in un notevole numero di esemplari, oggi quella prima versione della Fiat 124 Sport Coupé è diventata una vettura estremamente rara, anche a causa dei mai del tutto risolti problemi dipendenti dalla scarsa resistenza alla corrosione che l'affliggevano e che hanno pregiudicato pesantemente lo stato di conservazione negli anni dei primi esemplari prodotti, purtroppo spesso costringendoli anzi tempo a varcare i cancelli delle autodemolizioni. Spero che questo video sia stato di tuo gradimento. Se vuoi mettigli un bel mi piace, commentalo, condividilo, iscriviti al mio canale, e aggiungilo ai tuoi preferiti. Ogni settimana pubblicherò non meno di 2 video, dedicati ai mezzi storici. Arrivederci dunque al prossimo video.